Un pomeriggio di polizia sul lungomare e anche di aggregazione in questo preciso litorale, in piazza L'Ultras. Ma perché? Perché noi giovani crotonesi vogliamo dimostrare che in realtà quello che spesso si dice della nuova generazione non è esatto. Alcuni sporcano, come abbiamo visto qualche giorno fa a San Lorenzo, la spiaggia sporchissima. Adesso siamo qui con tutti quanti questi ragazzi bravissimi di una generazione fantastica come quella che c'è adesso, a pulire la spiaggia e a pulire il lungomare. Io mi chiamo Simone Bubba, la mia è semplicemente una grande passione, un grande amore per questa città. Io amo Crotone e voglio trasmettere il mio amore agli altri ragazzi di questa generazione. Come vi siete organizzati per questa giornata? È nata tutto un pomeriggio perché volevo dimostrare a Crotone, come ho detto anche prima, che questa generazione è una generazione sana, una generazione che vuole aiutare e amare la propria città. Il rispetto per il prossimo, il rispetto per gli altri e il rispetto per la nostra casa, perché Crotone è la nostra casa. Noi dobbiamo amare Crotone e rispettarla. Sensibilizzando anche l'amministrazione, poiché è compito del comune, di qualunque parte sia, incentivare la pulizia nella città come la cura del verde pubblico. I cittadini fanno il proprio dovere, anzi due, uno non sporcando e uno compiendo queste opere, ma le amministrazioni poi devono metterci le finanze per compiere ciò. La nostra richiesta non è una polemica, è una richiesta. Noi facendo questi atti, perché alla fine sono atti di puro volontariato, diamo una mano alla nostra città, una città che oggi vive, una città depressa, una città piena di ferite, con un aeroporto e un porto che non riescono a decollare, come una città predisposta, come hai detto tu, per il verde pubblico, ma senza una cura ordinaria, una progettualità seria, una città soprattutto predisposta al turismo, ma senza una politica adeguata che la possa sfruttare. Cosa avete trovato nella raccolta odierna presso la spiaggia? Abbiamo trovato tantissime cicche di sigaretta, cioè qui sotto, dal litorale del piazza L'Ultra della spiaggia libera, e tantissimi pezzi di plastica, bottiglie e bottiglie di vetro lasciate abbandonate qui anche in fase di decomposizione qui sulla spiaggia. Qui siamo ragazzi pronti a dare una mano alla nostra città, invitiamo tutti quanti ad unirci a noi e partecipare in maniera attiva per dare futuro al nostro futuro. E a proposito di futuro, organizzerete altre giornate come questa? Sicuramente io penso da coordinatore di partire con le iniziative di ordinare amministrazione in maniera continua e non saltuaria, per poi passare alle iniziative sicuramente più complicate e di vero sviluppo. Cosa vi hanno detto a tal riguardo i vostri genitori? I miei genitori sinceramente mi hanno detto di fare come senso, loro non si immischiano nelle mie scelte politiche, comunque alla fine questa qua è una scelta politica, ma io credo che l'importante sia dare una mano alla propria città e curare la nostra casa. Prima sentivo dire che non vi sono solo ragazzi di Crotone. Sì, è una cosa bellissima perché ci hanno aiutato tantissimi ragazzi di Roma, di Modena e di Milano principalmente, e poi anche dei bambini qua sulla spiaggia prima mentre raccoglievamo, ci hanno dato una mano, mi hanno chiesto dei guanti, io sono stato contentissimo di darglieli per darci una mano a raccogliere tutto quello che abbiamo raccolto.